Pino Turi, Will, ha sentito i politici in piazza? Hanno fatto un bel discorso, sembravano quasi sindacalisti. Se io mi preoccupo, noi nella mia lunga carriera sindacale mi sono sentito sempre dare ragione dall'opposizione. Oggi c'è un problema, sono tutti nel governo e tutti quanti ci danno ragione, speriamo che sia la volta buona. Avevate firmato un patto per la scuola, adesso promettono emendamenti di cambiare il decreto, ma allora, non l'hanno fatto loro il decreto. Allora, non confondiamo il patto per l'istruzione con il decreto, sono due cose totalmente diverse. Ovviamente c'è una discrepanza tra quello che stava nel patto e quello che invece è stato scritto nel decreto. Ma come dicevo prima a qualcuno, questo decreto non piace a nessuno, non piace alle forze politiche che lo vogliono cambiare. Non piace lo stesso governo che ci dice nei tavoli che è stato costretto, vogliamo capire a chi piace questo decreto e vorremmo capire che chi si faccia vedere chi ha scritto questo decreto, perché se ha il dissenso del Parlamento, ha il dissenso delle forze politiche, ha il dissenso dei sindacati, vorrei capire se questa è una democrazia ancora compiuta. Che cosa si aspetta dalla conversione in legge del decreto? Ma la cosa principale è che si allarghi a tutti i precari con 36 mesi di servizio, dalla prima e dalla seconda, da tutte le fasce possibili, perché la gente non può essere divisa per fasce, deve essere divisa per diritti e chi ha 36 mesi di servizio deve avere il diritto sacrosanto di poter accedere a un corso di formazione con verifica finale, così come è stato scritto nel decreto legge, che riguarda soltanto un pezzo. La prima fascia è quella prima fascia che rappresenta ormai una minoranza, anzi i furbetti che sono andati all'estero si sono abilitati e stanno in prima fascia. Noi non siamo un sindacato di un pezzo, magari dei più svelti, dei più furbi, siamo il sindacato di tutti, quindi a estendere a tutti quanti le stesse opportunità. E sulla mobilità? Sulla mobilità è un assurdo che si debba ancora fare per legge quello che si fa per contratto. Noi stiamo rifiutando che ci siano risposte legislative unilaterali su materie che sono materie contrattuali. Su quello saremo intransigenti e vedremo. No, aggiungo io una domanda. Non è più accettabile che ci siano persone trattate come vecchi calzini, mi riferisco ai DSGA facente funzione, che servono quando mi piaci e quando non mi piaci più non mi servi più e ti butto via. Le persone hanno bisogno di essere garantite nei loro diritti e nella loro dignità di lavoratori. Il sindacato nasce per dare dignità ai lavoratori.